Ci ho messo un pochetto e visto che è entrato Max che doveva fare delle cose e mi ha richiesto le cose, però è la mail che non gestisco io, che c'ha la segretaria, quindi chiede il codice, poi alla fine ho detto, senti, vado su Google Meet e Ma si faccio andrà con da OBS. qualche Eh? parte oggi? Siamo andati, aspetta che tolgo WhatsApp, siamo andati a farci un giro a Grace Park, adesso proprio. No. Siamo passati poi da Morrison, quindi molto, molto easy. Ma perché lui ha detto che domenica c'era? Lui l'aveva detto, infatti gliel'ho pure ripostato. Infatti, sto registrando, adesso facciamo un po' uno shitstorming su Andrea. Abbiamo scelto domenica perché era più comodo per Andrea. Invece Andrea non c'è, è andato via. Non è più cosa mia. Bene, allora, Quindi siamo pronti lì. Che bello. stamattina mai ci siamo Non è picchiati? vero, mai cosa, non è vero. Ci È siamo andato piccati. bene. Sì, ci siamo piccati bene. Ho Ho messo le cose. fatto qualche boccatore pure io stamattina. E abbiamo domani la live, facciamo domani mattina su Sì. Instagram, quindi Patto BCPT, quindi Andiamo per tutti tutti. ragazzi, vogliono vedere? Sì, sono molto contenti, sono molto entusiasti. Vediamo un po' come va. Non so quanto sia congeniale per l'orario, però insomma, trial and error, testando veloce. E non ho intenzione di salvarle perché vengono una cosa lunghissima. E più che altro ci sono i video per Rhino Nation, cioè su Rhino Nation per chi si vuole vedere bene la cosa. È più una cosa divertente live per qualcuno che vuole godersi un po' la stamina del pre-workout, del pre-serie, no? Di vedere che cosa esce. Quindi vediamo un pochetto. Per cui chi sta ascoltando, se volete seguirci su Instagram, là trovate tanti bei contenuti. E di che volevi parlare oggi? Allora, abbiamo detto di parlare del body shaming un pochino Sì. e del fatto degli atleti transgender. Ci vogliamo Sì. muovere un attimo su quei discorsi o vogliamo Sì. cominciare un attimo con le domande? Partiamo con quei discorsi, che è interessante. È uscito adesso tutto il discorso su quel ragazzo diventato ragazza, nuotatore, no? E era ranking 430esimo, mi sembra, e poi è arrivato il primo tra tutte le ragazze, avendo cambiato. E come mi dicevi, il regolamento è che loro devono fare almeno un anno di cura ormonale, giusto, per poter gareggiare. Sia che si diventi da maschio a femmina che da femmina a maschio. Quindi o diciamo una sopprimere il testosterone per un anno o andare praticamente in TRT, si può chiamarla così, perché se non mi sbaglio, qualcuno ragazzi se ne sapete di più, dovrebbero essere 125 a settimana. Sono teorici, poi possono scendere anche a 75, anche meno, dipende molto soggettivamente dall'analisi, da quel che esce, che è Il soggettivo. discorso comunque ovviamente è che è super ostico, nel senso che comunque queste persone che si sentono dell'altro sesso, comunque è giusto che vengano, diciamo, rispettate per quello che loro si sentono di essere, perché siamo ragazzi, siamo tutti differenti, non possiamo imprimere a qualcuno un'idea che non fa parte di lui. Quindi io capisco bene che ci sono mille discorsi in cui si parla di biologia, si parla di biochimica, di qualsiasi cosa voi volete parlare, a me sta bene tutto quanto, ma quando si parla di sentimenti, è lì non c'è più formuletta chimica o biologica che tenga, perché ancora non si è scoperto, anzi addirittura abbiamo anche dei medici che credono comunque in qualcosa di superiore proprio perché ci stanno delle cose a livello proprio medico che ancora non si capiscono. Certo. E una di queste è proprio il pensiero umano, il fatto che noi siamo sviluppati da un animale semplice, come potrebbero essere tutti gli animali che troviamo nel mondo, noi siamo riusciti a diventare un qualcosa di più. Quindi il discorso principale è proprio il fatto di dare la possibilità a tutte le persone di essere quello che loro sono veramente. Quello che poi diventa un pochino più problematico è quando su discorsi dove la performance ne fa da padrona, quindi si parla di sport,
Purtroppo il patrimonio genetico, il patrimonio biologico fa parte della grandissima equazione della vittoria. Quindi comunque c'è bisogno di un attimo di metterlo, di contarlo. E quindi diciamo, il grande dibattito è proprio quello: che cosa dovremmo fare? Dovremmo non dare la possibilità a queste persone di gareggiare, di fare lo sport, però come? Cioè, voi state praticamente dicendo a una persona di non praticare sport, o se vuole praticare sport, di non gareggiare, perché comunque non c'è una categoria per lei, perché quindi non è accettata per quello che lei vorrebbe veramente fare. Soprattutto noi che siamo la community diciamo, del fitness, okay? Bodybuilding, CrossFit, powerlifting, whatever, siamo la community del fitness in questo momento, credo sia abbastanza brutto dire a una persona no, tu non dovresti fare sport. Sì, Molto brutto. è complicato perché allora, da una parte abbiamo una situazione in cui, come dici te, c'è la libertà del singolo, la libertà di poter essere chi si sente di essere e di fare anche tutto un cambio di sesso, sostanzialmente quindi un trattamento che porta al cambio di sesso e poter continuare la propria carriera come atleta. Essendo finalmente chi vuoi essere, cioè nel senso, io mi immagino anche per lei come nuotatrice intrappolata in un corpo di uomo, comunque portare avanti questo sport sentendosi sempre donna e finalmente è arrivata al punto in cui può essere veramente chi è, cioè lei non è semplicemente una donna, lei è una nuotatrice. Cioè, anche noi come sportivi, ci sentiamo dentro bodybuilder, crossfitter, calciatori, cioè ci sentiamo così. Quindi è un po' più complesso del semplice, ah, vabbè, sono donna, sono felice. Cioè, poter dire, ok, sei donna, ma se fai effettivamente un cambio di sesso non puoi più essere nuotatrice. È come scegliere tra due metà, no? Quella è la cosa proprio pesante. Però, d'altro canto, ci si trova nella situazione perché è stato scelto così, cioè nel senso è stato detto ok, vai, puoi gareggiare, però ci si trova nella situazione in cui da 430esimo è arrivato a essere la prima. E là non è un semplice, cioè come lo giustifichi se non col fatto che c'è un vantaggio biologico? E ci sono altri interessi in gioco, ci sono gli interessi delle altre nuotatrici, perché tu puoi benissimo dire ok, io rispetto te come singolo che hai fatto il cambio di sesso e tutto il resto. Però subito dopo di te c'è un'altra nuotatrice che non ha preso l'oro, che si è impegnata, ha dato tutta se stessa e non ha preso l'oro perché sei arrivata a te con comunque una preparazione, un trascorso, quello che ti pare, che Un patrimonio genetico. sì, un patrimonio genetico che è capito? Non puoi dire che non c'è un vantaggio, cioè non puoi, perché se eri 400, io posso capire se eri nella top 10, nella top 20 e arrivi ad essere prima, ma cazzo, eri 430esimo. Cioè, si capisce che c'è qualcosa di unfair, no? Di ingiusto, che c'è qualcosa che non cosa. Che può essere semplicemente che un trattamento di soppressione di testosterone è durato troppo poco. Quindi, comunque, sai, è come quegli atleti che traslando tutto quanto, è come un atleta che si dopa per 10, 20, 30 anni e poi fa un anno off. Dici, sì, ho capito, però. Cioè, nel senso, l'abbiamo visti atleti che hanno fatto questo, no? Che si sono dopati per 30 anni e poi, cioè, si sono dopati per un tot e poi hanno deciso di fare magari un primo periodo, tornare in TRT. Il primo anno erano atomici comunque. Cioè, erano non natural. Non si vedevano natural. Non erano drug free, cioè, avevano un chiaro vantaggio. Quindi, può essere che sia un discorso di tempistiche. È complicato. È complicato, però, secondo me, il discorso è che non dobbiamo chiuderci per un discorso di politicamente corretto soltanto sull'aspetto di questo singolo individuo, cioè vedere i diritti della persona che vediamo come in questa storia una persona che è stata in qualche modo colpita da un'ingiustizia, eccetera, ma dobbiamo vedere i diritti di tutti, cioè un quadro più complesso, c'è di mezzo la federazione, ci sono di mezzo le persone che vanno a pagare e vedere che portano soldi allo sport, perché è logico che se io pago e vedere, magari immaginati che mi sto vedendo quelle top 5 che io seguo e non so chi vincerà quest'anno,
Non so, sai, quando c'è prima, seconda, seconda, prima, c'è sempre l'incognita, arriva una che mi smorza tutto lo show. Cioè arriva, spacca tutti, dico, vabbè, bello, lo spettacolo non è più divertente. Capito? Quindi ci sono questi interessi, interessi logicamente economici della federazione che stanno in gioco, quindi è un po' più ampio il quadro. E da questo punto di vista, di nuovo, secondo me, non essendoci delle certezze scientifiche, non è che c'è una certezza che dice, ah, guarda, dopo un anno tu hai il 100% di sicurezza che questa persona è come se fosse stata sempre donna. Non c'è questa sicurezza. È una scelta che hanno dovuto fare per provare. E in questo caso è stato visto che non è palesemente efficace. Quindi purtroppo ci si trova a dover dire a questa persona, guarda, io vorrei farti essere una nuotatrice, però non puoi esserlo adesso. Bisogna aspettare ancora, non lo so. Bisogna vedere, però adesso lo capisci anche tu. E la cosa che mi... In qualche modo è che lei comunque po porta avanti e sostiene i suoi diritti, però secondo me è una cosa ingiusta, no? Cioè una cosa brutta perché comunque mettiti in dubbio e cioè di cazzo da 400, cioè non mi piace quelli che dicono ah è come se l'avesse fatta apposta, no? La pongono come ah vabbè non riesci come nuotatore, allora fai la nuotatrice o roba del genere, perché ci sono le Questo battute e tutto il resto sì, ma e... questa è una cosa che cioè, qui inizia e qui finisce, nel senso stiamo parlando comunque della vita di una persona, cioè lei non è solo una nuotatrice, poi Esatto. comunque è anche una ragazza nella vita quotidiana, cioè non è che tu dici ah, allora non ero nessuno nel mondo del nuoto maschile, allora divento una nuotatrice femminile, per fare cosa? Cioè fondamentalmente comunque non hai, se lo fai solamente per questo motivo. Uno, nessuno comunque dà la possibilità di essere sponsorizzata, non sei una persona amata dal pubblico e sei una persona che prenderà veramente uno shitstorm gigantesco per tutto il tempo che non vivi praticamente dentro la vasca, Sì. dentro la piscina. Però, cioè, tu nei suoi panni, no? Che di botto ti trovi a essere al top mondiale. Cioè, non diresti qualcosa della serie? Aspettate, ragazzi. Non dico non me l'aspettavo, però un po' più mild. Questo però il discorso è che l'unica persona con cui che può sapere è lei. Cioè, io ti potrei dire nel senso che cosa penserei in quei momenti, ma poi anche perché non è che tu ti raccogli il giorno della gara, No, è quello. farai degli allenamenti, vedrai i tempi, soprattutto nel nuoto. Il discorso è che la sensibilizzazione dovrebbe essere a 360 gradi per il semplice fatto che o io, il mondo, tra virgolette, diciamo così, la comunità sta cercando di sensibilizzarsi per queste persone che hanno capito di essere, di far parte dell'altro sesso, però anche queste persone dovrebbero capire che in determinate situazioni potrebbero essere loro quelli che fanno, tra virgolette, un torto a qualcun altro. Quindi Bravissimo. la sensibilizzazione dovrebbe essere da tutte e due le parti. Il grande problema, che poi, no, il grande problema, comunque, il discorso che stiamo facendo pure noi l'altro giorno è chi dovrebbe fare questa sensibilizzazione? Perché non tutti siamo capaci a dire le cose come dovrebbero essere dette, perché se no non ci sarebbe la laurea in psicologia, non ci sarebbero tutti quanti gli psichiatri che ci stanno adesso in giro per il mondo. Quindi secondo me lì è proprio da fare un discorso a 360 gradi, a tutto campo, dove comunque questa ragazza prende e si fa un percorso da uno psicologo e cercano di lavorare proprio su questo fatto, sul fatto di capire quanto è importante l'essere sportivo, quanto è importante l'essere donna e quanto è importante l'essere una donna sportiva. E capire anche un attimino che va bene che noi è giustissimo che noi ti accettiamo per quello che sei, però in determinate situazioni come potrebbero essere quello dello sport ci sono altre persone che verranno comunque colpite da questa decisione. E secondo me, e ti dirò questo, che secondo me una persona che ha avuto un passato del genere, perché non ti svegli da una mattina all'altro e diventi femmina Certo. e dici no, io oggi sono femmina, non funziona così, è un percorso che viene veramente da parecchio tempo, cioè ci vuole parecchio tempo e soprattutto
dentro di te tu sei rimasta chiuso o chiusa tutto il tempo perché comunque eri impaurita di questo tipo di sentimenti che tu avevi dentro. Quindi tu hai subito dei traumi inevitabilmente nella tua vita, più piccoli o più grandi. Quindi sono molto convinto che queste persone, se portate a ragionare in questi tipi di discorsi, capiranno che e saranno contenti di non fare, tra virgolette, un torto al prossimo. Quindi Sì, questo no, è un grande discorso. quella è la cosa fondamentale. Tra l'altro, volevo dirti che te lo faccio vedere adesso. È successo di nuovo. Dovresti riuscire a vedere. Quello ciclista, la ciclista, vero? Bravo, Sì, bravo. Emily 19 euro. Bridges è stata esclusa dalla British National Omnium Championship che si terrà, che credo che sia tenuta sabato. 21 anni, ecco, lei aveva tenuto un National Juniors Men's Record, quindi nel 2018 da uomo aveva comunque piazzato un bel record, no? E ha detto che è ineleggibile sostanzialmente, perché era ancora registrata come ciclista maschile, insomma. Lei vuole, ecco, sono un atleta, voglio semplicemente gareggiare a livello professionista, insomma, agonistico. Nessuno dovrebbe scegliere tra essere chi si è veramente e partecipare allo sport che amano, quindi che si ama. Quindi, È giustissimo questa no, cosa. no, no, è giusta. Il problema è sempre che io ho sempre paura nel momento in cui si toccano queste sfere e questi argomenti che prevalga il politicamente corretto. E venga aggredito a priori alcune scelte perché non politicamente corrette. Però il discorso è che uno dovrebbe aprire sempre la mente. Io, per l'appunto, la cosa che ti dicevo: se io sono 430esimo, divento donna ed è sacrosanto, voglio gareggiare ed è sacrosanto. Però nel momento in cui io mi rendo conto che ho dei record che sono, che vado là e vinco, che sono alti rispetto a una donna. No, Io, cioè, nel senso, io mi sentirei, per come sono fatto io, poi ovviamente non so, ovviamente non ho quel background di traumi e tutto, magari vuole semplicemente essere se stessa e per carità non l'ho detto, però non, cioè, mi sentirei un po' un, no? lì però il discorso lo sai qual è? Che cosa dice l'allenatore? Cosa dice la federazione? E No, cosa dice la certo. federazione? Cioè, chi è che spinge a No, fare loro le cose? gli hanno dato tutti la green light, quindi giustamente lei ha preso e è andata a gareggiare, cioè se mi danno tutti la green light vado e vinco. Ma Ma è come gli hanno dato logico. il light, capito? E questo discorso, cioè una persona, quando si parla di sentimenti, non, è veramente facile, mi sembra, di stare sempre a giocare le partite di risico, okay? Dove tu praticamente sei il tizio, capito, che muovi le barche, i carri armati, ammazzi persone, dici cose, fai cose, ma fondamentalmente non sei tu. Cioè tu stai parlando, stai giocando con la vita delle persone, stai parlando della vita delle persone, ma tu non sei una persona. Facile, tu sei seduto sulla tua bella poltrona e cominci a giudicare. Ma tu in realtà non sai quello che succede, tu non sai quello che lei ha provato quando ha fatto il record e ha detto: oh, cavolo, vado 20 secondi più forte di tutte quelle altre. Gli avrà fatto una domanda all'allenatore, gli avrà Certo. detto: ma è l'allenatore che gli ha detto: Certo. sì, vai perché vinciamo tutto. Oppure potrebbero essere stati i media che hanno fatto comunque una piccola spinta. Cioè, sono mille le cose. Purtroppo Assolutamente. non è, la situazione non è semplice, non è il politicamente corretto perché tanto ci dobbiamo. Parliamo di questa cosa e troviamo una soluzione. Non è così semplice. No, sì, ti ripeto, secondo me il discorso che non è semplice è proprio che si devono fare dei trial and error per vedere e di conseguenza modificare le regole in funzione di quel che si vede. Il discorso che si dovrebbe fare, però questo pure. Dobbiamo un attimino vedere quali sono i numeri. Se la comunità transgender è abbastanza ampia, potrebbero loro comunque sponsorizzare delle gare transgender, potrebbero comunque mettere Sì, però dei soldi. si crea là, si creerà la situazione che si creò all'epoca con Pistorius,
c'erano le gare per disabili, ma lui voleva gareggiare normalmente. E secondo me si crea questo a maggior ragione, perché comunque quante donne, cioè uomini diventati donne, ci sono nel nuoto e a quel livello. Cioè sarebbe tipo una gara, tra virgolette, finta, no? Sì, assolutamente. Allora, il discorso è sempre quello, come diciamo, il trial and error, cioè comunque dobbiamo partire da qualcosa. Cioè, io ti sto dando comunque la possibilità, cioè comunque mettendo sempre la base che lo sport è di base molto la genetica in tutti gli sport, non è solo nel bodybuilding, in tutti gli sport la base è la genetica. In un contesto dove la genetica fa da padrone, io comunque ti sto dando la possibilità di fare quello che ti piace fare. Se ti piace veramente farlo, cioè se ti piace veramente fare questa cosa, falla. Poi magari mi rendo conto, non sarai sponsorizzata, non ci farai soldi, però questo nemmeno è detto, perché comunque c'è, potresti comunque rappresentare la comunità di transgender. Sì, ma non si sentono di gareggiare con chi vogliono gareggiare. Capito quello che dico? Però una cosa hai detto che in effetti anche là. Cioè, perché non vedere questo suo essere una donna nata in un corpo di uomo come un talento genetico? Certo, No? cioè tu Cioè, nel comunque senso, sai. io ho cambiato sesso, non l'ho fatto per vincere le gare. Il discorso è che io sono, come tu sei una donna nata con più testosterone, o sei una donna nata con le leve lunghe, o sei una donna nata con non so che altra qualità, o come Lioness, no? La Nunez, come si chiama? Quella non so che cazzo è nata, ma è nata con la cazzimma dentro, cioè c'è qualcosa comunque per cui cioè, va e ammazza la gente, capito? Quindi, come tutte queste circostanze, io sono nata in un corpo d'uomo. Non è una cosa che ho chiesto, non è una cosa che voglio, rimedio e vado a gareggiare. Cioè, il fatto è questo, e comunque è proprio la sensibilizzazione che bisogna essere. E poi è una cosa che prende piede come tutti i più grandi fenomeni che ci sono stati di razzismo nella storia. Ci vuole tempo, come su tutte le cose. Come nel film Django, Certo. la prima volta che hanno visto un nero nel Wild Wild West in America, ci vuole tempo come il primo immigrato che è venuto in Italia. Ci vuole tempo come le prime volte che abbiamo cercato di integrare le persone che non venivano dalle nostre stesse città Certo. durante la guerra mondiale. Queste cose prendono tempo e c'è bisogno, siccome adesso comunque c'è la possibilità di fare sensibilizzazione data tutti i social media che abbiamo, ognuno può dire la propria, cerchiamo di stare in maniera buona e onesta. Si cerca di essere uno spunto di un, veramente un role model per tutti quanti. Cerca di essere comunque una persona che dà la possibilità alle altre ragazze nel corpo di uomini di dire: cavolo, allora pure io posso Sì. venire fuori, posso dire la mia. Sì. Sì, Secondo me guarda, questo è il punto. secondo me oltre a quello, e io questo sono sincero, non sono documentato, uno bisognerebbe vedere i tempi che faceva come uomo, come sono cambiati adesso. E devono essere cambiati di una certa percentuale che giustifichi, no? Il discorso è anche questo, Lu. Cioè, se tu vedi che poi, anno dopo anno, con la cura del testosterone, okay, di soppressione del testosterone, i tempi si abbassano fino ad arrivare a un momento in cui tu hai dei tempi che sì, potresti vincere, però magari qualcuno ti potrebbe dare del filo da torcere. Puoi fare il movimento da una gara solamente transgender a una Sì, ma gara dove ci stanno magari. infatti per me il Quello non è un problema è il problema. tempo. Cioè, nel È senso, quello. secondo me la regola dovrebbe essere, purtroppo, cioè il problema è questo, che sempre quello degli interessi in gioco, la regola, parliamoci chiaro, dovrebbe essere almeno 5, se non di più, anni di cura ormonale. Il problema è Ci che a un atleta che ha 20 anni, anzi, in questo caso questo ragazzo ce n'ha 21, ciclista, però metti 21, 22 che è. Te lo ritrovi a 26-27, cioè gli hai fatto perdere 5 anni di competizioni. Capito? È quella la cosa complicata per cui Sì. hanno difficoltà a dirlo. Certo, per un atleta olimpico vuol dire che, ah, tra l'altro, un atleta olimpico vuol dire che probabilmente sono 8 anni, perché tra 5 anni tu ti zompi un'Olimpiade e devi aspettare quella dopo. Quindi vuol dire che tu a 21 anni, che è se è, ti ritrovi a 29, capito? Il discorso è che c'è sempre la bigger picture, cioè tu non devi vedere solamente quello che
puoi fare per te stesso, soprattutto adesso che è proprio l'inizio di tutto quanto, loro possono veramente diventare, loro possono diventare veramente i role model di tutte le persone che Io stanno questo è nelle. quello che credo, cioè nel senso io credo che, e di nuovo il mio punto di vista vale meno di zero, logicamente perché non ho gli strumenti per poter valutare, però se dovessi dire la mia, io direi che le tempistiche dovrebbero allargarsi, però nel mentre queste persone dovrebbero essere incentivate dalle federazioni per fare sensibilizzare, fare da role model e poi nel momento in cui tu magari aspetti 8 anni, in cui comunque ti alleni. Fai altre gare, magari fai altre manifestazioni open o cose del genere, organizzate dalle federazioni. Nel momento in cui vai alle Olimpiadi, là ovviamente è un, cioè porti tanto, tanto traffico, tanta attenzione dei media, perché c'è 8 anni per arrivare a queste Olimpiadi che aspetti. Non so, c'è anche questa faccia della medaglia da vedere, nel senso che tu all'atleta gli dai tanta importanza in questo modo, anche a livello mediatico, eccetera. Questo. E purtroppo là c'è anche un discorso, Fe, che alla fine uno deve rendersi conto che purtroppo sei una donna nata in un corpo d'uomo. È brutto, però è una cosa che ti penalizza. Cioè, noi possiamo lavorare fino a un certo punto per rimediare e la società deve fare tutto il possibile per aiutarti. A partire dalle non discriminazioni, a partire da qualsiasi tipo di incentivo, eccetera, però non può annullare questa situazione. Quindi da qualche parte purtroppo questa cosa verrà patita. Quindi a me la cosa soltanto che io non condivido è chi in nome del politicamente corretto deve dar ragione e deve annullare tutto e non contempla tutti gli altri interessi in gioco. No, esiste solo quello perché se no non sei politicamente corretto. Se non gareggia non è politicamente corretto. Cioè, cioè, è un po' più complicata come dici te. Voglia. E È un po' più poi complicata. anche, e poi metti in una situazione veramente di stress ancora di più proprio la ragazza, perché come abbiamo visto per la nuotatrice, dove hanno fatto vedere la picture, la foto dove c'era lei sulla sinistra che faceva vedere tutta sorridente, faceva vedere la medaglia, e la seconda e la terza hanno chiamato la quarta e si sono staccate dal podio e si sono fatte il loro podio. Quindi tu in realtà, facendogli fare una gara di nuoto dove a quei livelli non ha manco vinto una scatoletta di tonno, quello che hai fatto è stato una hai discriminato ancora di più quella ragazza dalle ragazze. Sì. L'hai proprio tolta l'unica cosa che lei aveva, l'unica cosa di cui si sentiva, che era quello di essere una donna, tu l'hai praticamente spostata e l'hai allontanata dall'universo femminile, perché in questa maniera l'universo femminile adesso non la può vedere. Cioè, perché? Perché gli avevo dovuto far vincere una gara di nuoto? Sì, Questa è una cosa più là grande. secondo me ci doveva essere un intervento della federazione contro queste altre atlete comunque. Ma sì, ma anche di sensibilizzazione, perché tu devi un attimo capire quello che c'è Certo. dietro. Io mi rendo conto di tutto quanto, io mi rendo conto che comunque dici, cioè, cavolo, però no, nella cattiveria, cioè, tutti abbiamo fatto competizioni, abbiamo fatto gare, e a me mi girano le palle quando non. Quando fai secondo posto ti girano le palle, quando fai quarto posto ti girano tanto le palle, più di quando fai secondo, perché vedi, capito, lì sta il podio, capito, e magari tu l'hai perso per 2 o 3 punti. E sei comunque, sei arrabbiato in quel momento. E in una situazione di collera tutto, puoi fare qualsiasi cosa. Abbiamo visto veramente omicidi fatti per collera. Quindi è, tra virgolette, giustificato, punto interrogativo, quello che hanno fatto queste altre 3 atlete. Pure là ci deve essere una sensibilizzazione. Certo. Dove vai? Dici penalizzato e non ti penalizzo, però ti prendo e ti faccio dire, ragazzi, ragazzi, capiamo un attimo la situazione. Non ci stiamo giocando non ci stiamo giocando le Olimpiadi. C'è una persona che comunque è fragile, in questo momento sta cercando di attraversare un qualcosa di più grande di solamente i 15 secondi che stanno dentro la vasca da nuoto. Capiamo un attimo che cerchiamo di integrarla, cerchiamo un attimo di capire che cosa si può fare per lo sport. Per cui Assolutamente. questa cosa è importante. Quella non è stata una bella figura per il nuoto in generale. Per niente proprio. Sì. No, assolutamente, un po' tricky. Ma sentiamo,
che cosa hanno da dire tutti quanti qua sotto nei commenti. Sbizzarriti. Fateci sapere la vostra. Mi raccomando, sì, sbizzarritevi, ma siate ponderati in quello che dite, per favore. Esatto, Se no, civiltà in vedete primis. bandati, cancellati e presi a calci nel culo. Fede viene a trovarvi. Scrivete per sicurezza sotto il vostro indirizzo, se non ci piace il commento, veniamo. No. Questo comunque è anche il discorso, questo si può attaccare molto anche al discorso del body shaming, Sì. che è sempre una cattiveria, un pensiero, comunque un giudizio che viene dato a una persona che fondamentalmente non conosciamo. E questa del body shaming è veramente, veramente una cosa malata e brutta, perché veramente, allora, la maggior parte delle persone che fanno body shaming probabilmente non hanno mai avuto problemi. Magari sono persone che non sono mai state grasse, sono persone che non hanno mai avuto problemi con il CA, ed è facile parlare, facilissimo. Certo. Però se le vivi da vicino, o magari proprio su te stesso, ti rendi proprio conto di quanto sono cattivi determinati giudizi che poi ti vengono attribuiti. Soprattutto sono cose che fanno diventare solamente più grave la situazione che già ci sta, non la migliorano per niente. No, ma l'intento infatti è delle persone che fanno body shaming non è quello di migliorare. Cioè, si tratta semplicemente di trovare una vulnerabilità e sfogare delle... Che è quello la cosa su cui proprio a pelle abbiamo difficoltà a capire. Cioè, quando una persona sta parlando a noi e insulta, non ci sta veramente comunicando qualcosa. Lui parla, ma non comunica. Lui sta cercando di sfogare, o lei ovviamente, ma è molto più comune che siano gli uomini a farlo. Cerca di sfogare delle proprie frustrazioni, insicurezze o quello che ti pare su quello che lo circonda. E quindi sta parlando a se stesso o se stessa. Cioè un'automortificazione. È un cercare di buttare via frustrazioni. Solo quello, però. A noi ci colpisce e ci colpisce di nuovo una cosa. Io sono profondamente convinto di questo, che ci colpisce perché è una cosa così distante, cioè una cosa che noi faremmo, cioè almeno io farei, soltanto in situazioni veramente assurde. Cioè l'idea di mettermi a insultare qualcuno che non conosco per il suo aspetto, ma come anche parlo gli haters in generale, qualsiasi cosa, però per una cosa che vedo, cioè io la farei, la vedo come una cosa estrema. Non so neanche figurarmi un contesto, quindi ovviamente se la ricevo la sento come un attacco boom, cioè pesante, gli do tanto valore, capito? Gli do tanto valore, sbaglio logicamente perché non ha valore, perché di nuovo non è una comunicazione, è un parlare, non è un'analisi effettiva di come sono io, è semplicemente una persona che parla a se stessa e io sono l'oggetto del, come può essere un... E io mi immagino sempre quando... Dall'inizio, da quando su YouTube ho iniziato a fare i primi video e tutto il resto, io mi immagino sempre, quando ricevo critiche, eccetera, immagino sempre la persona media, non lo so, schifosa, insoddisfatta, frustrata, quello che ti pare, quando insulta l'allenatore di calcio, insulta il calciatore, insulta l'attore, dicendo: "Ah, non sai giocare a calcio, non sai tirare una palla, sei incapace." Oppure l'attore non sa recitare tutto il resto. Quante ce ne sono di queste persone che fanno questo? E quante il calciatore o l'attore in questione le conosce? O gliene può sbattere qualcosa? Io immagino sempre questa cosa. Cioè, della serie, e c'era una frase bella di... non mi ricordo chi. Lavoretta diceva: "Non sono mai stato insultato da qualcuno che stesse facendo qualcosa meglio di me. O che stesse più avanti di me in qualcosa." Non gliene frega niente, Perché chi sta fondamentalmente. meglio di me non gliene frega niente insultarmi, mi insulta solo chi sta dal basso. Quindi, nel senso, dopo un po' che entri in quest'ottica, che veramente ti rendi conto, perché all'inizio a me saliva la rabbia, cioè dico: "Guarda questo, che cazzo mi deve insultare? Ma perché? Che cosa ho fatto? Ho messo un video, parlo, non vanno mai sul merito, insultano per qualsiasi cosa, come parlo, l'aspetto fisico, questo e quest'altro." Però poi mi sono esercitato, tipo Arancia Meccanica, no? Che gli fanno vedere le immagini di violenza, cioè...
mi sono esercitato in quello, cioè nel senso ho iniziato a creare un'associazione tra persona che insulta e poraccio. Quindi quando vedo anche magari influencer, eccetera, che insultano, fanno body shaming, persone del genere, cioè per me automaticamente scatta lo svalutarlo, capito? Il poraccio. È come una persona che si sta lamentando di quello della sua vita, per me, la interpreto così. E secondo me questa deve essere una cosa che chi riceve body shaming in generale, deve abituarsi a fare. Poi logicamente ci sono tanti modi, perché... Anche perché, no? In realtà, c'è cioè, body shaming, praticamente lo dovremmo ricevere tutti quanti, perché tu basta che cioè, te la prendi con un patrimonio genetico che non c'hai, cioè a me potrebbero dire, ah, guarda quello lì quanto è basso, cioè com'è il body shaming, cioè in questa maniera, Sì. veramente mi dovrebbe fregare qualcosa? Cioè, è anche questo un attimo di discussione si deve fare. Cioè, allora, prima cosa, se la prendono con proprio una cosa che tu hai a livello proprio... Che non ci puoi fare niente, come potrebbe essere l'altezza, come potrebbero essere, non so, i denti storti o non so, l'orecchia sventola, cioè, non è che cambia niente, cioè, nel senso, continua a non è che. Io, purtroppo, guarda, questo è un discorso che non mi ha mai preso di petto, fondamentalmente, perché anche se ho ricevuto comunque insulti del genere, non li ho mai capiti. Nel Bravo. senso, mi insultavo io quando ero più piccolino, ero non so, 1,60 m e facevo 82 kg, quindi praticamente ero bravo. E sono stato preso in giro tantissime volte perché ero In quel caso dal vivo proprio. sì, qualche volta anche dal vivo, quando ero alle elementari addirittura, i primi tempi. Però non è più successo, per fortuna, perché comunque non è successo. Ha iniziato a picchiare. Sì, sono passato dalle mani molto, molto, molto velocemente. Però i primi tempi non, cioè, forse magari quando siamo più piccoli non so, ci prende anche un pochino di meno perché non li capiamo proprio determinati insulti. Però andando avanti col tempo non ho mai, è veramente difficile per me capire un insulto quando lo ricevo che non ha una base su qualcosa che ho fatto fondamentalmente io, cioè Certo. su una mia colpa. Però questa è una cosa tua. E molte persone sviluppano negli anni dei trigger, delle vulnerabilità riguardo a qualcosa. Sai, cioè, allora io ti dico, è molto diverso poi contestualizzare una persona che riceve body shaming magari dal vivo. Quindi quando va, può essere ovviamente classico a scuola, viene derisa o bullizzata per come si comporta, o scusami, per come si comporta, per l'aspetto estetico, viene insultata o insultato, eccetera. E pure per strada, altra cosa, cioè, parliamoci chiaro, io e Giorgia l'altro, ma tante volte abbiamo affrontato questo discorso, per come vanno in giro molte ragazze qua in UK, ragazze soprattutto perché magari sono molto svestite, e... Svestite che un italiano direbbe non se lo possono permettere. Cioè, ma io dico, alcune di queste in strada in Italia non riuscirebbero a fare un isolato. Cioè, sarebbero massacrate da tutti. Qua è easy, normale. Quindi ci sono anche queste differenze. Cioè, un conto per strada, ok, in queste circostanze qua. Un altro conto è, logicamente, tramite social. Là si apre tutto un altro capitolo. E più ti esponi sui social, più logicamente sei soggetto o soggetta a ricevere insulti. Però secondo me, ecco, più ti esponi, più devi imparare a gradare queste cose, cioè a Quello comunque è saper il gioco, reagire. no? Quello comunque è il gioco dei social, no? Dal momento che tu decidi di esporti. Tu gli esponi a 360 gradi, sia per il bene che per il male. E tra virgolette, spezzo, diciamo, non la lancio a favore, però faccio sempre il mio solito David Sofavoketi, no? E dico: dal momento che tu hai deciso di mettersi comunque in gioco nei social, tu metti in gioco il discorso che puoi prendere del bene e puoi prendere del male, in Certo. realtà. Sì, Tu no, hai ma messo. la cosa che io dico sempre è che un conto è che è una persona che ti fa un commento costruttivo e tu là non te la prendi, cioè se una persona che paradossalmente è un paradosso, perché se viene un coach che mi dice guarda Ludo, sei troppo grasso in bulk, cioè così non va bene, questo e quest'altro, è una cosa cioè, sincera, che una persona mi dice per aiutarmi, non per insultarmi, quindi è una cosa sincera, cioè è quello che lui veramente pensa. E me lo dice in maniera sincera e probabilmente è quello che è veramente. Quindi è una cosa a cui dovrei dar peso. Però non mi sento aggredito. Il problema è proprio
che sono insulti, sono commenti che vengono fatti per far male. E paradossalmente, cioè, anche se non dovrei sentirmi aggredito da questi tipi di commenti, sono quelli che fanno più male, tra virgolette. E per cui sì, cioè, nel senso, teoricamente io sui social vado per espormi, ma io vado per accettare critiche positive o critiche negative, non insulti. Quella è una cosa che secondo me, cioè, nel senso, No, io la prendo di nuovo come se è una persona che parla a se stessa. Io sono come se fossi un cartellone in quel momento. Una persona a se stessa, per le sue frustrazioni, si sente grande a insultare. Per cui, a posto così. Però, giustamente, perché cazzo devo essere insultato? Cioè, perché mi devi insultare? Perché? Cioè, di nuovo, sono tue frustrazioni, no? Però, cioè, quanto sei triste che insulti? avresti, questa è una domanda la faccio io, proprio super genuina. Tu l'hai mai chiesto? Cioè, tu non hai fatto la domanda perché, nel No, io senso. ci ho provato. Ci ho provato. All'inizio ci ho provato con diverse persone, cui non posso fare il nome, che mi insultavano in maniera seriale. E quando chiedi, eccetera, sono molto razionali. No, vabbè, ma io per scherzare, perché sono ironico, sono autoironico, di qua e di là, va bene. Autoironico vuol dire che tu fai l'ironia su te stesso. Sì, loro, cioè, una persona aveva detto io sono autoironico. Eh sì, no, dico, non è Perché è sì. una persona che si spaccia come, cioè dice di essere autoironico, fa battute anche su se stesso. Vabbè, non posso dire chi è. Però aveva Ok. detto io faccio ironia e autoironia, aveva detto così, no? Ah, ok. Altre persone in generale ti dicono no, perché sono ironico di qua e di là. Però poi riprendono. Però il discorso è questo, ok? Dal momento che una persona ti ha detto che era ironia, ok? Bella, brutta, piacevole, non piacevole. Qual è il feeling che tu hai dopo? Cioè, che cosa ti senti? Ma Rispetto a questa è questo. una domanda. Sì, c'è cioè una domanda proprio No, a super me per genuina. quello fanno tenerezza, cioè nel senso fanno tenerezza perché Ma ci allora credi o no? no, è logico di no. Ma io in quel momento in cui ti dico perché fai così, io o mi dici no, guarda, c'hai ragione, ho sgravato e smetti, oppure mi dici guarda, credo che sei veramente un coglione, mi stai veramente sul cazzo e se ti vedo ti do due sberle. Però non posso vederti. Quindi ti insulto perché mi stai a pelle veramente sul cazzo. Io ti dico, guarda, fai bene, quando ci vediamo ci mettiamo le mani addosso. Quelle sono le due risposte che un uomo darebbe. O una donna con le ovaie. Un uomo con le palle e una donna con le Io ovaie. voglio così. Esatto, con due ovaie così. Quella è la risposta. Quando dici, eh no, vabbè, ma perché io faccio ironia così? E poi ricominci dopo 1, 2 mesi, 3 mesi a fare, magari senza scrivere i nomi, eccetera. Cioè, vabbè, che ti devo dire? Cioè, porà. Nel senso, è quello che dico sempre. Io non è che so criminale, eccetera, però comunque, da dove vengo io, dall'amicizia che avevo, eccetera, le cose si dicono in faccia, ma molto easy. Quando ci si vede, si dicono in faccia. E su Facebook, sui social, si continua quello che si è iniziato in faccia. Non è che si inizia qualcosa. Si continua quello che è iniziato in faccia. Oppure se mi insulti sui social, poi ci vediamo in faccia. Ti rispondo quello che vuoi, ma poi ci vediamo. Non è che lascio così in sospeso. Capito? Se iniziamo a beccarci. Quindi. Poi quando questa cosa diventa, diciamo, un po' con un range un po' più grande come quelli che c'è adesso te, praticamente dove comunque le persone ti conoscono in tutta Italia, la cosa diventa un po' più difficile. Cioè, diciamo, comunque non te becchi il discorso è che adesso ti becchi solamente l'insulto e basta, perché non è che lo puoi andare a incontrare, non è che te ne puoi andare a fare una trasferta a Padova perché ti dà tutti i faccia. No, figurati. Quindi il discorso è, no, sì. No, era solamente proprio una questione super, una domanda super genuina, perché non mi è successo, quindi proprio chiedo informazioni. No, no, no. Sono super affascinato dal discorso. Dal genere umano, no, assolutamente. Anch'io. No, non lo so io come me la prendere, cioè, nel senso, al momento io ti dico: ma perché mi insulti? E tu mi rispondi: ah no, perché io sto a fare ironia. Boh, io forse gli risponderei: ma tu ti rendi conto che questa ironia comunque, cioè, non è tra me e te, ma bensì la stai divulgando a un pubblico un pochino più ampio, cioè, non è più, questa non è più ironia, questa è proprio, cioè, Sì, ma le cattiveria. conversazioni più o meno erano quelle. Cioè, dico, guarda, vabbè, ok, ironia, però, nel senso, quelle erano proprio gratuite. E la cosa sempre, la cosa. No, no, perché peraltro io, cioè, ti stimo, secondo me sei in gamba, sai, sempre. E quella era la cosa proprio il sangue al cervello. Cioè, cioè pure mi lecchi pure il culo, capito? Mi devi pure leccare il culo. Bastardo. Esatto.
Cioè, alcuni dice no perché non mi piace il modo in cui esponi alcune cose, sono troppe però così di qua di là, però capito, cioè nel senso non lo so, ti ripeto, sono molto distanti da me e l'unica cosa è che io sono così, ok? Ho detto, sono distanti, ci ragiono, ho imparato a gestirmela, non mi toccano, eccetera. Ma ci sono persone che veramente subiscono danni. Danni seri. Cioè, non si tratta semplicemente di ok, ricevo un insulto, sto un po' male, eccetera. Cioè, persone che veramente l'accusano e stanno male giorni e vanno in tilt e in tilt completo per un commento che magari non era neanche troppo cattivo, ma era pungente, era fatto per far male, no? E questo molto spesso non se ne rende conto perché tu vedi. C'è questa dispercezione, nel senso vedi un influencer o qualcuno che parla attraverso uno schermo, lo vedi così distante da te, io lascio un commento, scrivo, sono frustrato, insulto, eccetera. Magari quel singolo commento tocca proprio un nervo scoperto, una vulnerabilità di quella persona, che è una persona. Cioè non è che sono attori pagati che guadagnano miliardi, non leggono manco i commenti e fine. Cioè sono persone, anche gli attori sono persone. Però dici, sai. Nel senso è molto più distante lo spazio. Con gli influencer meno, è gente che comunque dipende da livello, però bene o male ha iniziato tutto quanto comprandosi una cazzo di videocamera, accendendola, parlando alla videocamera, caricando su YouTube e così dicendo la sua, senza voler imporre niente a nessuno, condividendo. Sono persone, cioè sono molto spesso dei figli, magari sono dei fidanzati o mariti o mogli, però E con tutte le vulnerabilità che abbiamo noi tutti. questo è ancora peggio quando non si parla nemmeno di persone che si sono esposte come influencer. È Perché secondo quello. me, capito? Secondo me poi arriva è ancora peggio perché l'influencer, tra virgolette, dice, vabbè, si è messo tra virgolette in gioco, quindi non dico che ci dovrebbe stare, però purtroppo non la pensiamo, 7 miliardi di persone nel mondo non la pensiamo tutti quanti uguale. Il problema grosso, secondo me, è comunque quando le persone no, vabbè, normale è brutto. Con le persone che non hanno deciso comunque di mostrarsi come degli influencer, che comunque magari postano solamente una foto in cui stavano con gli amici e magari volevano farla solamente vedere, magari anche sempre sui social, però magari la volevano far vedere solamente ai pochi amici che hanno, pochi followers che hanno, solamente perché sono tutti quanti amici. Magari te la ritrovi nella ricerca di Instagram e qualcuno ti fa anche un commento sgraziato. E quello c'è, quello è proprio, quello è male, quello può fare veramente male, secondo me. Mi rendo No, proprio conto assolutamente. poi ragazzi, cioè, queste cose sono successe prima dei social addirittura, cioè il body shaming è sempre stato. Dal punto di vista sportivo, il body shaming è anche un fattore che non ti dà la possibilità di diventare un migliore atleta di quello che già sei stato. Oh, assolutamente sì. Assolutamente. Ah, infatti una cosa, e su YouTube un ragazzo aveva scritto riguardo al video del body shaming, però di base il bodybuilder deve accettarlo perché fa parte della disciplina ricevere body shaming. Ragazzi, un conto è il body shaming, un conto sono le critiche atletiche che fai. Cioè, se tu a un atleta vai e gli dici guarda, del tuo corpo non va bene questo e quest'altro perché lo devi migliorare, perché le proporzioni, perché l'ABF, quello che ti pare. Anche un man physique gli dici, guarda, non sei abbastanza bello per fare me. Quelle sono giudizi tecnici dello sport. Body shaming è un'altra cosa. Cioè, è molto distante. Cioè, io posso ricevere un giudizio tecnico di uno che mi dice, per l'appunto, guarda, che cazzo ne so, non hai queste proporzioni, oppure l'ABF è troppo alta, di nuovo, qualsiasi cosa. E quello è un giudizio tecnico, me lo prendo, me lo custodisco, però uno che viene e mi dice, c'hai l'ABF d'asino, c'hai la pelle d'asino, una cosa del genere, sei un ciccione o c'hai la pelle d'asino, una roba del genere, 6 settimane dalla gara, a 6 settimane dalla British Finals, così, no, della serie, non, guarda Ludo, ma l'ABF non è un po' troppo alta per stare a 6 week out? No, c'hai la pelle d'asino, per dire, non è proprio body shaming, è un insulto così può essere visto come. Eh? Non è piacevole nemmeno, No, però. Non è esatto, cioè nel senso è quello. Però, come dici te, cioè trasliamola poi sull'aspetto femminile, perché anche su quello maschile, nel senso, non è che si spingono, cioè magari qualcuno lo dice, però soprattutto sul femminile, cioè
Io quante volte ho sentito giudizi e giudizi su atlete che stavano in off-season che, Fede, cioè, nel senso, una donna in forma, non era strappata, ma tu la vedevi, c'aveva le linee femminili, bella, roba bella, e non poteva salire su un palco, come è logico che sia in off-season, mangiava, aveva preso peso, però cazzo, cioè, la vedevi, era bella da morire, si allenava bene, perché riusciva, probabilmente era tornato il ciclo, tutto il resto. La giudizi, ma guarda questa, ma che ha fatto? Guarda il viso gonfio, di qua, di là. Oh, regà, c'è cioè, un atleta che sta in off season. In off season, cioè, lei sta deve allenarsi, deve stare bene, deve allenarsi. Non è che è obesa, cioè, non è sovrappeso. I livelli non Secondo sono quelli. La BF è una BF fisiologica. Non abbiamo ben capito te, qual è. questo potrebbe essere, non dico un problema, però un fattore che soprattutto, vabbè, no, tutti quanti in realtà, noi mettiamo più foto durante la gara e molto meno foto dell'off-season, no? Quindi tutto quello che Io si vede in assolutamente. realtà è, cavolo, ma se in gara stavi in quella maniera. Io mi immagino che tu più o meno fai tutto, cioè se tu mi metti 20 foto della gara o comunque Certo. 20-30 foto della settimana prima della gara fino alla settimana dopo della gara, che comunque sei sempre in shape, poi da un momento all'altro magari muori praticamente sui social per una settimana perché magari te ne sei andato in vacanza, quello che ti pare a te, e poi ricominci magari posti una tantum, una foto dove c'è una faccia da off season, quindi un po' più paffutella. Magari ci potrebbe stare il discorso, ma che ha fatto? Però questi Sì. sono anche dei commenti di qualcuno che non fa parte di questo sport, perché se no lo saprebbero. No, ma quello fa pace, cioè nel senso, quello te l'aspetti, nel senso che tu dopo la gara se c'hai un rebound importante, se sei una persona che ha molto rebound a livello di viso, molte persone ce l'hanno che ingrassano abbastanza nel viso, te lo aspetti che la gente ti ammazza, cioè, ma è più che altro riferito, magari ho visto un video pubblicato un giorno, il giorno dopo hai postato quell'altro video perché l'hai pubblicato i vicini, sei un'altra persona, cioè quello è già diverso. Però hai centrato un punto nel senso, cioè, è anche quello, è il fatto che di base ci si mostra soprattutto quando si sta in season, per logica di cose. In off season, cioè, come influencer, una foto in off season, a meno che non sei un atleta top, quindi parliamo di livelli altissimi in cui per quanto grasso prendi la BF, quindi il grasso in percentuale è comunque basso, perché il grasso assoluto che noi prendiamo è uguale. Quello che cambia è il grasso, la BF, il grasso in percentuale, che è più o meno ampio in base a quanto pesi. Cioè, se io prendo un tot di grasso in off-season a 70 kg e lo prendo uguale a 130 kg, ho la metà della BF praticamente. No? Certo. Quasi, insomma, giù di lì. Quindi, a parte quegli atleti, gli altri atleti un po' più terreni postano più cose in preparazione. Perché? Perché hanno più seguito. Anche perché far vedere meno il corpo in un certo momento e poi iniziarlo a far vedere tanto in prep ti porta ad avere proprio un effetto rebound anche di like, follow, perché la gente, ah, finalmente lo vedo, ti è, ah, ammazza come sta, bla bla bla. Quindi questo ci sta. Ancor peggio sono tutte le persone che sono a loro volta vittime di questa cosa di non voler prendere peso in off season e si fanno vedere tutto l'anno con una certa BF. Con quest'idea che devi essere bodybuilder tutto l'anno o il bodybuilder non devi ingrassare. Allora, ragazzi, In malattia, quel questo allora, problema. il discorso è questo: dovete capire quella che cazzo è la BF fisiologica dell'essere umano, donna e uomo che sono diverse, però quella che è la BF fisiologica è la BF che ti garantisce stare in salute. Non è una BF con cui necessariamente, ovviamente ci sono dei casi, però non è la BF con cui stai con l'addome in vista. Ma poi, Non è la posso dire BF da copertina, ragazzi. I modelli di copertina si fanno un culo tanto per arrivare a quella condizione. una cosa? Fanno le foto, ma Chris Bumstead o Big Ramy hanno fatto le foto della copertina di Memphis, The Men's Health, sì, The Men's Health, l'hanno fatto il giorno dopo della gara. Il giorno dopo della gara l'hanno fatta. Sì, E ma anche. quelle copertine sono uscite più tardi, quando loro Esatto. stavano in fissa, ma non vuol dire che loro sono rimasti sempre in quella maniera. Ma anche il coso, Poi i modelli in generale che si vedono, no? In generale, che vedi un filo d'addome, che li vedi tirati, modelli di moda, insomma, che sono magari secchi e tutto, lavorano. però sì, ma loro sì, cioè loro fanno la preparazione per arrivare in shape, non è che è così come la BF, cioè
La BF fisiologica deve stare dove deve stare, deve andare dove deve andare. Voi in off season siete degli atleti. Se si continua a ragionare sempre sulla, cioè è logico, non devo andare oltre quello che è fisiologico, però devo stare là. Cioè, poi. Allora, posso dire una cosa da questo punto di vista? Comunque è sempre meglio stare 2-3 punti percentuali sopra alla BF fisiologica piuttosto che 2-3 punti percentuali sotto alla BF fisiologica, Sì, se stai in off-season. assolutamente sì. Un atleta al 20, let's say 17%, 20% del body fat. È comunque un miglior atleta in palestra e ci avrà molti più risultati di quello che sta al, non lo so, al 10, all'11%. Sì, ma io, sincero, Ammirabile. c'è uscito. Cioè, ultimamente che mi sono. Sto con Instagram, con Sports Center che fa vedere tutte cose di sport, no? Fighe. C'è un sacco di combattenti, MMA, eccetera. A parte magari quelli super light o alcuni che sono proprio secchi secchi. Però di media, cioè, i boxer non è che hanno sto fisico. Wow. Cioè, hai visto anche Rocky, l'ultimo con Stallone che combatteva con. Cioè, fanno vecchio contro un nuovo, combatteva con quella teletea. Quello là, cioè, ragazzi, cioè. Da un punto di vista di bodybuilding sarebbe definito grasso. Invece quello è uno che va in una macchina. Cioè, nel film non so se poi è un combattimento. Però di media li vedi, No, sono vabbè. così. Di media sono così. Cioè, l'addome negli sport di combattimento ce l'hai se, come detto da adesso, se sei un atleta leggero, fondamentalmente. Ma già che tu va, già se si parla dei 70 kg, va a vedere come stanno messi. Non c'è nessun addome. Quello Non puoi nessuno, no, rapportarlo. però comunque c'è una percentuale molto bassa. Ma Puoi rapportarlo, ecco, lo sci, gli atleti di sci, tutti gli atleti. che è Tutti lo gli sport, il atleti. cross skiing, che è lo sport che brucia di più in assoluto, skiing, che okay. È, e cioè, cazzo, c'hanno la pancia, ma loro se fanno le scofane in montagna, birra, cose, cioè, si ammazzano, i calciatori, cioè, loro vedono Cristiano Ronaldo, però guarda i calciatori di media, non è che li vedi, ammazza che fisico, cioè, la BF deve andare dove dovete stare per essere atleti. Quindi sicuramente questa cosa del body shaming, ma sai quanti ne distrugge? Ma sai quanti ragazzi che fanno i Q&A, che scrivono, che dalle loro domande, da quello che scrivono su Direct, poi magari quando scrivono tanto tu hai presente il nome, la foto, ricostruisci la storia, cioè ricostruisci più o meno il soggetto, perché ti fanno 10 domande su cose diverse, hai capito più o meno quali sono i problemi, hai capito lo scenario. Ma sai quanti ce ne sono che hanno il terrore di prendere grasso in off season, di mangiare? Ma arrivandomi a chiedere di utilizzare tiroidei o PEDS o metformina o qualsiasi cosa per non ingrassare in bulk, tirati, aperti. Cioè, ho detto, fratello mio, tu devi, cioè, devi pensare solo ad ingrassare come prima cosa, cioè, deve essere la tua priorità numero uno adesso. Perché finché stai così, tu un muscolo non lo vedi, non lo metti, ma manco campi. Ma Dio santo, ma se ti arriva che ti trovi la ragazza, manco te la sai scopare, cioè, perdonami. Cioè, però anche là, ma come vivi? Così è una BF che sembri un deportato. E poi finiscono come Scott Murray, che lui per anni ha, perché lì per lì la sostengono. Poi dopo anni e anni il cuore dice, senti, sai che c'è? Se questa è la partita, io prendo e vado a casa. Cioè, se devo campare così, da qua in avanti, senti, finiamo adesso Certo. perché stiamo a 21 anni, stiamo a 25 anni, quel che altri 50 anni così io non me li faccio. Te fai quello che cazzo ti pare, quindi io prendo e vado a casa. Ah, giusto, sono il cuore, allora si muore. Esatto. No, mi No, spiace, non voglio fare ironia o cinismo, però però io sono cinico e ciuto. Mi dispiace veramente, però ragazzi, è così che stanno le cose. Cioè, è così che stanno le cose. E il problema nasce dai social. Nasce da là, da tanti fattori, Io eh. ho fatto proprio una consulenza con un ragazzo prima di iniziare qua il podcast oggi e siamo scesi, adesso abbiamo, diciamo, stiamo cercando di capire che cosa si voleva fare in off season e io ho detto mettiti in testa adesso, non rompere le palle con discorsi mi vedo bene allo specchio e non mi mangi. Solamente perché adesso vedi questa, cioè questa situazione dove comunque ti vedi un attimo più sfibrato, vedi qualche vena, vedi l'addome. Cioè, già adesso siamo a 3 settimane dalla fine del cut, già te lo dico adesso, comincia già con la mentalità di quando si va in bulk per Bravo, mettere massa. bravo, esatto. Perché se no,
accanniamo tutto, lasciamo proprio perdere, che non è la cosa che fa per noi. No, Soprattutto, ragazzi, se 100%. volete andare in gara, una cosa fondamentale. Sì, allora, ci sono l'aspetto proprio fondamentale che la gente non capisce. Perché poi dice, vabbè, ma se metti grasso poi fai fatica a toglierlo. Ma che non fai fatica a toglierlo? Cioè, ragazzi, non fate fatica a togliere. Fate una settimana in più di cut, 2 settimane in più di cut. Ma quanto vi chiedete che ci mettete? Cioè, una volta che entrate in cut, che il motore inizia ad avviare, eccetera, siete, cioè, in preparazione, siete delle fornaci. Ma che poi in realtà quello che loro vedono, cioè nel senso il fisico acquoso che loro vedono, è proprio la parte di acqua fondamentalmente che fa la differenza. Assolutamente, quello tanto, quello tanto. Quello, infatti, c'hai un drop bestiale. E poi, soprattutto, c'è una correlazione quasi direttamente proporzionale tra calorie e performance, che è il motivo per cui powerlifter e strongman nelle categorie open, come anche molte cose, mangiano la muerte, mangiano di tutto. Voi, quando iniziate il cut, che avete messo quei chili di ciccia in più, avete alle spalle una performance assurda e più tessuto muscolare. Che impatto ha secondo voi? Arrivate in gara più pieni, con più densità muscolare, più pasta muscolare, e il cut di nuovo di tempistiche. Io non ho mai avuto nessuno che in 16 settimane non fosse in condizione, a prescindere dalla BF a cui eravamo arrivati. Cioè, 16 settimane di fame, la gente non si rende conto di quante sono, cioè fondamentalmente non so poche, No, perché no, no, tu no, ma è quello che serve una parli preparazione, perché tu devi scendere no, gradualmente e poi risali. certo, però dico che nel senso non, cioè, non abbiate paura di non perdere quel grasso, perché 16 settimane in ipocalorica non so poche, Esatto. capito? So quelle che servono per arrivare dove si deve arrivare, Esatto. e soprattutto in maniera molto empirica. Se voi arrivate alla fine della vostra off season, che non avete avuto voglia di mettere su un minimo di grasso, quindi siete stati super tirati, state tipo al 10 al 12%, la performance è quella che è, quindi praticamente è poco più di quando stai in cut. Seconda cosa, appena comincerete a togliere un po' le calorie, con la performance cadrà subito, subito. Quindi voi comincerete dal primo giorno già a andare contro il catabolismo muscolare, fondamentalmente, specialmente se si parla di natural. Quindi voi, invece di partire da una zona di comfort, dove è vero, magari vi vedete un pochino più acquosi, però per le prime 2 o 3 settimane i pesi continuano ad alzarsi, quello vuol dire che c'è ancora della massa muscolare che sta prendendo forma, mentre voi stai togliendo Growing into prep si chiama. Eccoci qua. Voi state perdendo quella parte fondamentale dove ancora avete la possibilità di diventare più grossi solamente perché vi vedete acquosi. Che già lo dice la parola, no? Mi vedo acquoso. Va bene. Cioè, l'acqua se ne va, eh? No, poi Non è guarda, come tutta la vita. l'altra cosa che tu hai fatto l'esempio del ragazzo che si vede bene e ha paura di diventare acquoso. Io ti dico una cosa, io per questioni proprio di vantaggio effettivo, dopo la gara faccio una recovery, quindi cerco di tornare a BF più alte prima possibile, sostanzialmente, controllando la pressione del sangue, analisi, salute in generale, sistema gastrointestinale e tutto. Però comunque, oltre ad essere vantaggioso da un punto di vista fisico, perché torni subito ad essere efficiente, io trovo un vantaggio psicologico assurdo, perché è logico che tu quando scendi dal palco e fai le prime giornate in cui sali, ti vedi pieno, bene, ti senti energico, sei più lucido e ti vedi ancora strappato e dici io vorrei essere così per sempre. Però ragazzi, prima abbandonate l'addome, sta visione, meglio vi concentrate in off season, perché sennò inizia il tilt proprio, oddio non voglio perderla, io dico senti, tiro il dente proprio subito, tac. Sì. Poi ci sta come discorso, è assolutamente importante questo qua. Assolutamente, no, è fondamentale proprio. Se, come abbiamo detto, cioè, tutti quanti gli atleti, cioè, soprattutto gli atleti un pochino più pesanti, nessuno c'ha l'addome. Quindi questo, ragazzi, è un po' il discorso E che c'è. questo vale anche, ecco, un'altra cosa che è arrivato un commento su YouTube. Tra parentesi, ragazzi, se non ci seguite su YouTube, se non avete sottoscritto, sottoscrivete, mettete la sottoscrizione, mettete il like e commentate, ci date veramente una grande Della gioia. campanellina.
la campanellina per le notifiche. No, ci aiutate veramente, veramente tanto. E oltre a questo, seguiteci ovviamente anche su Instagram, ci sono i profili scritti qua sotto. E su YouTube, un ragazzo ha detto che insomma, commentavano, insomma, stavamo parlando un po' di ragazzi in alcuni commenti, dicevano che sul natural non servono così tante calorie, anche là. È l'unico Ragazzi, che vedo. e bravo, oh, amen, è quello, è l'unica, cioè, allora, c'è, ecco, questo è il Non discorso, Dante Trudel ha dato tipo un vademecum per gli enhanced, dicendo che la regola numero uno è ragionare su che cosa farebbe il me natural, il natural me, no? Come a dire che tu, in realtà, il problema è che molti enhanced tolgono precisione perché sono supportati male, cosa che non si deve fare logicamente. Però questo a dire che sul natural tu devi essere preciso al massimo perché le uniche cose che hai sono quelle. Cioè tu c'hai l'allenamento e l'alimentazione. Quindi o spingi come un cane in allenamento oppure non dai stimolo, o mangi e mangi forte, perché se spingi come un cane hai bisogno anche di mangiare forte, oppure non c'hai il primo impatto anabolico, cioè la cosa più anabolica in assoluto. Perché gli enhanced in off-season utilizzano meno roids? Ma perché c'hanno la botta dell'alimentazione? mangiano, Mangiano. mangiano, eh. Però ecco, là si parla di quantitativi calorici che arrivano sopra le 6.000 calorie. Sul natural, tranquillamente 4-5.000 calorie in off-season. Ovviamente allenandosi in un certo modo, integrando il cardio e tutto il resto, però, e ovviamente parliamo alla fine del bulk. Però, cioè, ragazzi, Cristo santo, cioè non è possibile st'idea che, no, invece il natural non deve sporcarsi perché fa più fatica in Ma preparazione. come, Maria, ma come fa? Allora, mo anche questo è un discorso. Io, tu riportare comunque EJ e Kifi, se Sì. ci sta la possibilità. Anche, oddio, io oggi mi sto scordando i nomi. C'è un altro che si allena in Ultraflex, non becchiamo perché si allena nel pomeriggio, che si chiama George qualcosa. Un altro bel ragazzo. Eh? George Forse, Osborne. sì. Lui è forte pure su YouTube. Sì. Sì. Poi E è un soggetto molto, molto strano, è molto simpatico, ah. molto particolare, Sì. lo seguivo io. E poi potremmo portare anche. Ci sono i nuovi spagnoli, i fratelli Spagnolis! Boz, non mi ricordo come si chiama, Bozzo Brothers, là. Carini. Cioè, comunque è tutta gente che si imbottisce di cibo. Off-season lunghissime, lunghissime. Perché, sempre per il solito discorso, voi c'avete, cioè, i natural hanno meno armi a disposizione, ce ne avete solamente due, e le dovete sfruttare al Sì. meglio possibile proprio. E quindi off-season lunghe, mangiare, 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 allenarsi sempre e sempre di più. E poi, cioè, fondamentalmente, se vedete tutti quanti gli atleti natural più forti, non guardate solamente quelli a livello italiano, guardate proprio tutto il panorama, perché io posso capire che magari uno non capisce bene l'inglese, ma gli occhi ce l'avete, potete vedere, capite benissimo quello che succede. E non ce n'è uno che non mangia come un animale. Sì, Perché è hanno capito il fatto. tutto sottodosato. Cioè, il ragionamento è: no, io sono natural, quindi non devo mangiare tanto. Non so, sono natural, quindi non posso allenarmi a cedimento. Che è esattamente lo stesso discorso del sono un portiere di calcio, sono alto soltanto 1,80 m invece che 1,90 m. Quindi, tanto vale che salto meno, tanto comunque basso sono basso. Cioè, a maggior ragione devi prendere e far partire. Cioè, muovi il culo. Cioè, non ha senso. Cioè, perché? Perché? È un No, ragionamento totalmente senza senso. Io, boh, ti giuro, sono a volte sono è affascinato da come alcune persone riescano a dire delle sentenze, ok, elaborare dei concetti che sono assolutamente illogici e demenziali, però porli come se non facessero una piega. E fare un credo sopra questo, no? Cioè, giustamente sono nate tutte le religioni, nascono i credi pure su questo. È una roba allucinante. assurdo. Cioè, io solamente a dirlo, capito? Mi rendo proprio conto di quale di quella che vogliata è. Cioè, io sono natural, quindi le uniche due cose che posso fare, cioè, l'unica cosa che posso fare per diventare più grosso è allenarmi e
e mangiare, e quello che faccio è non mi alleno e non mangio Mi praticamente. Non alleno meno, alleno poco, mi alleno meno e meno mangio. intensamente, esatto, meno intensamente, perché Ma non intensamente mangio come le persone normali che non vogliono mettere su massa sì, è muscolare. proprio io non riesco a esprimere lo stesso effort e carico, Bravi. quindi cioè, in partenza decido di giocare meno. Cioè, Continuate, anzi, lo sai che c'è, continuate così, almeno tutte le medaglie d'oro le continuano a vincere gli americani e gli inglesi. Ok, continuate così. anche perché AJ è venuto in Italia a prendersi la Pro Card, eh? E ci ha Cavolo, sfattato tutto. benissimo. Sì. Benissimo. È venuto a Firenze, toccata fuga, boom, primo posto Pro Card. Ciao Vedo belli. Distrutti, distrutti. Lì è proprio la pasta muscolare, una roba che non ha una bella linea, eh? Cioè non ha una linea che dici, sai, ecco, noi in Italia abbiamo Germano Di Cesare e altri atleti che hanno una bellissima linea. AJ non ha quella linea, però è arrivato con una qualità muscolare che era... Serie. Ok, tu hai vinto. tua, grazie mille di essere venuto in Italia a vedere come non ci alleniamo. Sì, più o meno è stato questo, però vabbè, È quello. verissimo questa cosa. Sì. Cavolo. Vogliamo fare qualche domandina? Sì, dai, al volo, facciamo qualcosa. Un'oretta, Quanto abbiamo fatto già? Un'oretta l'abbiamo fatto tutti. sì, 1'10. Allora, io mi Se faccio ce n'hai un paio flash, ce le spariamo. detomante. Allora, questa è carina, volevo sapere la tua. Alimentazione per chi è insulino resistente. Tosta. Allora, in realtà, teoricamente, a parte bisogna vedere qual è. No, insulino resistente, non diabetico. Scusa. Insulino resistente, in quel caso bisogna vedere qual è la terapia medica, perché probabilmente ci sarà l'utilizzo di metformina che migliora la sensibilità insulinica. Però se si è insulini resistenti bisogna star bassi di carbo necessariamente, e che non vuol dire salire tanto di grassi, ma avere anche un input calorico tendenzialmente basso e da là iniziare a spingere il più possibile a livello di cardio, di intensità di allenamento e cercare di migliorare la sensibilità insulinica. Quindi più che approccio alimentare in cui per forza di cose devi stare più basso di carbo perché sennò iniziano ad andare in giro a far danni, c'è proprio un discorso tanto di gestire bene l'allenamento. Va Io bene, voglio dire proprio questo qua. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale, ragazzi. Non, io capisco che dal momento in cui siete, il dottore vi dice che siete insulino resistenti, la prima cosa, il primo campanellino di allarme che vi viene in mente è quello dell'alimentazione, però cercate di pensarla in maniera completamente inversa. Allenatevi di più per avere la possibilità di mangiare un pochino di più, sempre per il solito discorso che facevamo prima. Quindi sempre in primis l'allenamento, e quella è la cosa fondamentale. anche il timing, nel senso cercate di utilizzare soprattutto i carbo nel post-workout, che è un momento in cui i GLUT4 sono traslocati in membrana, quindi non serve la mediazione dell'azione dell'insulina, per cui siete molto più recettivi. Quindi magari ecco una buona quantità di carbo, però soltanto nell'intra e nel post-workout, il resto state tranquilli e tenete una calma insulinica. Gestire una lunga off-season anche per anni, come fare? Salire gradualmente di calorie, prima cosa, e quindi cambi graduali, piccoli cambi, sia quantitativi che qualitativi, quindi la tipologia dei cibi che introduciamo, cercare di avere tanta varietà nell'alimentazione il più possibile, e salire gradualmente e inserire dei mini cut nel momento in cui serve. Questa è la cosa fondamentale, che non siano lunghi, cioè i mini cut sono 6-8 settimane, non di più. Una cosa che voglio aggiungere, quando siete in off season non vuol dire che non controllate nulla, quindi ogni mattina o comunque 3 volte a settimana almeno salite sopra la bilancia, pesatevi, tenete tutti quanti i dati sotto controllo, perché comunque ricordatevi che siete sempre atleti e gli atleti si fanno sia in season che in off season, quindi tutto scritto, in questa maniera potete essere anche più lucidi nel aumentare i carbo, diminuire i carbo, fare magari una carb cycling, inserire dei carboidrati durante una parte specifica della giornata, l'allenamento soprattutto. Sentitevi, cominciate a capire quando è il momento di spingere di più, quando è il momento di fare un passo indietro, quindi magari un recupero completamente passivo.
prendetevi del tempo, perché se volete fare una scusa lunga, è l'esatto contrario di quello che uno pensa. Dovete essere ancora più maniacali in ogni singolo dettaglio, perché Assolutamente se sì. no la possibilità di svaccare pesanti è molto molto, molto, molto probabile. Quindi off-season lunga, ottimo, sono super d'accordo, però dovete essere veramente maniacali in ogni singolo dettaglio, perché questo è quello che vi porterà ad avere un'off-season longeva. Cosa secondo me è abbastanza importante. Allora, questa è una domanda che ci hanno fatto, però te la rigiro in maniera di farla diventare ancora più interessante. Chi l'ha fatta l'ascolterà della serie, non sono interessante. No. Ci hanno chiesto integrazione da tenere tutto l'anno. Okay, questa è la Ok. domanda. Però la giro in questa maniera, così è ancora più, secondo me diventa ancora più interessante. Tre integratori che terresti, che i due tre integratori preferiti Sì. Sì. e un integratore che daresti al tuo peggior nemico. Al mio peggior nemico. Allora, Sanno di cosa prendere e che cosa non prendere, capito? esatto, l'integratore che darei al peggior nemico è sicuramente il Turkestenone. Perché tutto fomentato andrebbe lì a volersi prendere quei 10 kg di massa magra e rimanere totalmente deluso. I miei preferiti, allora, guarda, è difficile perché l'integrazione è proprio un qualcosa che deve integrare o supplementare, quindi di per sé è quasi impossibile definire un qualcosa senza avere la base, cioè che devo integrare rispetto a cosa, devo supplementare rispetto a cosa, quindi se non c'è il quadro è veramente sparare così. Però se ti devo dire sulla media delle persone, vitamina D3, perché tanto sono tutti carenti, perché tanto il sole, insomma, non si prende così facilmente. E quindi quella, soprattutto inverno, insomma, vitamina D3. Ti direi multivitaminico e omega 3, gli altri due. Multivitaminico ti dà la giusta base, e gli omega 3 anche là non si prendono tanto dall'alimentazione. Comunque, siamo molto propensi per integrare molti, per mangiare molti omega 6. Quindi, nella media delle persone, riesce a bilanciare. Il multivitaminico ti metto un'incognita perché lo vedrei anche sostituito da probiotici ad ampio spettro, però là dipende veramente la persona che cosa mangia e quanto mangia. Diciamo, integrare qualche fermentato è uno sforzo che le persone normalmente possono fare molto facilmente perché servono veramente pochi fermentati al giorno, un po' di kimchi la sera o cose del genere, rispetto al mangiare tanta frutta e verdura che molte persone, se non gli piace, non sono abituate, eccetera, non lo fanno. Però i fermentati si trovano difficilmente. Quindi in realtà è molto più probabile che una persona ti mangia molta frutta e verdura, ma non abbia abbastanza alimenti probiotici, quindi un probiotico ad ampio spettro ti dà una mano. Quindi capito? Un po' questo. Allora, tre integratori che consiglio, che comunque uso sempre la vitamina D3. Quella, ragazzi, cioè, veramente uno non se ne rende conto, ma è veramente fondamentale, anche a livello proprio di performance Sì, generale. Mi sono proprio tutto. reso conto che è veramente uno staple. Poi ti direi, io mi sono trovato bene con l'ashwagandha, Sì. parecchio. L'ashwagandha buona, dosata giusta, è un ottimo tool per le persone che magari trovano un pochino di problema nel cominciare a dormire, o comunque anche post-workout, se avete bisogno un attimo di rilassarvi, di switchare dall'ottopatico che lì è veramente ottima. L'ultimo integratore, io ti direi sì, forse l'omega 3 pure io in realtà. L'omega 3 è veramente top. E l'integratore che darei al mio peggior nemico, forse gli darei tipo, non lo so, le fibre alimentari. Si toppa. Nella speranza che già mangi abbastanza verdure.
Quindi proprio Non facciamo bere quello acqua. che non sappiamo proprio 3-4 giorni, capito? Devo scappare sulla fronte, capito? Stavo pensando pure tipo la betalanina ad alti dosaggi, che nausea, paristesia, tipo, o la niacina ad alti dosaggi. A cattiveria proprio. Allora, questa qui è una domanda carina. C'è realmente necessità di cambiare esercizi o basta cambiare i parametri di allenamento se comunque gli esercizi che usiamo li sentiamo bene e abbiamo una progressione? Ah, se senti bene quegli esercizi e solo quelli, vai. Logico, più è ampia, dipende anche gli esercizi su quante rotazioni, cioè su due rotazioni, probabilmente c'è abbastanza esercizi. Su una rotazione, ok, fai, tendi a lavorare con tanti esercizi o pochi, capito? Quindi dipende da questo. Diciamo che nel momento in cui c'hai uno spettro abbastanza ampio, che ti posso dire 4 esercizi per, 4-5 per il petto, la schiena, 4-5 per i quadricipiti. Sì, magari un po' di meno per bicipiti e tricipiti, ecco, e un po' di meno per polpacci, un paio di esercizi seduto in piedi, per le spalle anche là 4-5 esercizi. Una volta che c'è quello, vai a coprire abbastanza tutta la sfera e puoi andare tranquillo. Sì, il discorso comunque è sempre questo, il corpo in realtà non sa quali esercizi stiamo facendo, ci sono solamente dei neuromotori che partono, tra virgolette, dal capomastro, il cervello, e si attaccano ovviamente a tutte le fasce muscolari. Quindi ovviamente dovete fare prima cosa solamente gli esercizi che sentite bene, che sono quelli che voi sentite bene, non quelli che vedete su Instagram, ok? Cosa molto fondamentale. Seconda cosa, è veramente importante che voi capiate quanto è fondamentale la scelta dell'esercizio e dello schema motorio piuttosto che dell'esercizio. È molto più importante la scelta dello schema motorio piuttosto che dell'esercizio. Ok? Quindi una volta che avete capito bene quali sono gli esercizi che funzionano di più su di voi, cercate una progressione su diversi schemi motori. Questa è la cosa fondamentale. Quindi non vi fissate. Se voi fate l'esempio di, non so, una Smith, una chest press alla Smith, con la panca inclinata a 15 gradi, cercate di saturare quello schema motorio e non cambiate la Smith, ma bensì cambiate lo schema motorio quando siete arrivati a saturare proprio quello che state facendo in quel momento. Quella è la cosa fondamentale. Quindi una volta che avete trovato un po' gli esercizi che fanno più per voi, dopo è veramente importante che voi capiate come gestire tutti quanti gli allenamenti in maniera da, come ho detto prima, saturare ogni tipo di schema motorio nel momento giusto, al momento giusto. Certo. Questo è un po' il discorso in generale. Sto cercando magari un'altra e poi. Ci hanno fatto allora una cosa che voglio chiarire, dai, chiariamo il recupero attivo una volta per Ok. tutte, ok? Ragazzi, il recupero attivo è uno dei tanti tools che voi avete nella vostra cassetta degli attrezzi. Non lo dovete fare sempre, cioè non è una cosa che lo dovete tenere sempre, è un modo per bruciare più calorie, per dare degli stimoli differenti al vostro corpo in una situazione di riposo. Okay? Il fatto che voi andate a riposare determinati distretti muscolari e andate a lavorare più sull'aspetto del cardio è solamente, come ho detto prima, è solamente un tipo di metodo che voi potete usare a discapito, non lo so, del cardio RIS, per esempio. Sono tutte piccole cose che devono essere impostate. Una cosa importante da capire, il recupero attivo è una tecnica veramente, veramente avanzata. Cioè, la prima cosa che voi dovete gestire quando fate una split d'allenamento è proprio il recupero. Cioè, almeno da quello che penso io, prima si parte Certo. dal recupero, capire quanto tempo bisogna recuperare durante la settimana e girare tutta quanta la split d'allenamento intorno a quelle giornate di recupero. Se poi vedete che in quelle 2 giornate di recupero avete voglia di fare 20 minuti di
un qualcosa che vi diverte, come potrebbe essere, non lo so, provare a fare la spaccata, provare a fare la verticale, o non lo so, vedere quanti, non lo so, quanti clean and jerk riuscite a fare in un minuto. Quello è tutto recuperativo. Quelle sono tutte cose che possono essere fatte per incrementare il battito cardiaco, ma non devono essere tassanti. Non devono essere tassanti, perché quello è un giorno vostro di recupero. Cominciate magari il recupero attivo, cominciate facendo qualcosa che veramente vi piace fare. Coltivate uno sport magari differente da quello che può essere il lavoro in sala. Cominciate da quello. Poi piano piano andate avanti e cercate di introdurre qualcosa di magari più interessante. Ma... E poi anche un'altra cosa di gestire. Quando noi facevamo recupero attivo, la split che avevamo comunque non era pesante tutti e 5 giorni. Non era pesante tutti e 5 giorni. Noi avevamo 4 giorni pesanti, un giorno c'avevamo braccio, un giorno, quindi era una cosa molto più leggera, 2 giorni di recupero attivo. Quindi era una cosa molto importante comunque, sì, ok, ho una split a 5 giorni, è pesante tutti e 5 giorni, ho 2 giorni che mi devo riposare completamente. Ok, voglio mettere il recupero attivo, non mettete il recupero attivo on top a quello che già state facendo, dovete togliere da qualche altra parte. Quindi gestite anche un attimino questo tipo di discorso. Esatto, no, Qualcos'altro da dire? assolutamente, no, 100%, assolutamente, e deve essere un qualcosa poi di molto graduale, cioè nel senso il primo recupero attivo vi mettete sul tappeto, 10 minuti warm up e fate per esempio un 10-15 minuti Tabata o HIIT e vedete come va con quello, diversi macchinari, non dovete mai sovraccaricare un singolo distretto, la cosa importante è quella, il recupero attivo ha due funzioni principali. Diciamo tre se vogliamo vederla. La prima funzione è una funzione di adattamento e allenamento cardiovascolare, quindi fiato e abilità cardiovascolare e salute cardiovascolare, logicamente, non da meno. Seconda funzione è quella di migliorare il sistema nervoso autonomo, quindi abituare il sistema nervoso autonomo a entrare, cascata adrenergica, a cliccare, entrare in ortosimpatico e fermarvi quando siete ancora in ortosimpatico per abituarlo a mantenere questa situazione. Okay, in modo che quando tornate in allenamento siete abituati a cliccare anche molto velocemente, cioè la botta, la scarica adrenalinica la riuscite a gestire bene. Perché co come vi arriva con l'HIIT non vi arriva in sala pesi, perché con l'HIIT comunque c'è un lavoro molto più dispendioso a livello cardiaco. E infine il discorso è la salute, scusate, il recupero muscolare vero e proprio, cioè il motivo per cui si chiama recupero attivo è che i muscoli vengono irrorati e miglioriamo anche l'innervazione perché li lavoriamo. Non è che li lavoro con le spalle facendo una shoulder. Io le spalle magari le tengo e lavoro andando a dare un jab e un dritto, per dire. Oppure mi metto sul log, faccio qualche ripetizione di log e poi vado e faccio i prowlers e spingo. Cioè lavori molto sistemici. Quindi se io mi metto e faccio la bike, HIIT su bike, non è il recupero attivo. Cioè, voi state massacrando un distretto, i quad comunque lavorano. Se avete quad una sola volta a settimana e le distanziate, si può fare, però per il resto non recuperano bene. Comunque è un lavoro abbastanza tassante. Se io invece faccio uno sprint su bike, poi vado a fare evocatore, poi vado a fare battle rope, poi vado a fare log, sto usando ogni volta distretti differenti, quindi non avrò mai quella sensazione di distretto pieno di lattato che non mi risponde più. Ok, quindi i distretti sono tutti irrorati, il cuore. Secondo i principi del, poi quelli del PHA, va a lavorare con una maggior gittata cardiaca e abbiamo tutti questi vantaggi di irrorazione, di salute cardiovascolare e effettivamente di recupero. E poi non devo arrivare al punto di spegnermi. Cioè l'allenamento non deve essere un allenamento che esco e sto distrutto, devono essere quei minuti efficaci in cui clicco, poi mi faccio il mio cardio LIS magari per defaticamento, ma tranquillo in cui mantengo i battiti a 135-140, quando iniziano a scendere perché l'intensità mia diminuisce, allora mi fermo, fine. Deve essere un defaticamento. Ok, quindi ponderato in maniera molto easy, perché vedo molte persone che, cioè io capisco che magari vedete il video e rifate, però anche il mio recupero attivo, il nostro recupero attivo è qua, perché l'allenamento è qua. Ok? Se il vostro allenamento è qua, potete fare il recupero attivo qua. Deve essere qua o non deve esserci proprio. Ok? Anche questo, cioè, deve essere tarato in base a quanto è allenato. Oggi ho postato la sessione che abbiamo fatto in box, 1 ora e 34, no? I batti sono arrivati a 186, nuovo record.
su 190, 191 di massima. Però ti posso dire una cosa? Tu hai sentito la stessa fatica di quando hai portato i batti dell'ultima volta che facciamo saccone? Ti No. ricordi quando facciamo pad work? Sì. Ground and pound con il No. saccone per terra? Che lì siamo, Sì, sì, capito, sì, sì. così proprio nella morte più totale, Esatto. E nel là l'ho portati a massimo pianto. 181, eh. Bravissimo. Invece sto giro di più, di più. Bravissimo. Ma perché Quindi è questo. proprio un discorso del, ecco, avere più lavoro cardiaco con meno effort. Perché? Perché stavo sulle punte, quindi c'erano i polpacci che lavoravano, la spalla che lavorava, dovevo andare, dovevo stare concentrato, c'era un sistema tutto in movimento. Però io ho messo, abbiamo fatto 1:34, ragazzi, di cui warm-up, riscaldamento, defaticamento dopo, cioè poi tecnica, cioè non è, era una lezione di self-defense, non era un allenamento HIIT, la parte HIIT è stata molto breve, c'è stato lo Sì, sparring finale, una parte in mezzo un po' più faticosa. proprio che abbiamo fatto veramente solamente gli No, ultimi 4 round. i quattro Una round e poi la combinazione. combinazione, quella la sentiamo un po' di più, sì, Ta-ta-ta-ta-ta. perché abbiamo cominciato a alzare un po' più il. Sì. Quella è andata bene comunque, eh? Figa, Questa sul. un altro Sì, video. sì. Bella, eh? Sembro quasi serio. Figo, E dai. Allora, io rimanderei al prossimo podcast. Ragazzi, mettete, andate sull'Instagram di Fede. Seguitelo perché lui posta poi tutti i sondaggi per il podcast, quindi assicuratevi di seguirlo. Adesso c'è il nuovo aggiornamento Instagram, a me ancora non è arrivato, però ci dovrebbe essere la possibilità di mettere tra i preferiti alcuni profili, in modo che forse le storie non scompaiono mai, non so bene, però comunque viene indicizzato meglio, quindi nel caso fatelo. E faremo anche delle live, come detto, Ah in sì, sala, per cui assicuratevi tanto di seguirci su Instagram, trovate proprio qua sotto per me. E là sotto per Fede il tag e niente. Fede, ti ringrazio per la chiacchierata. Ci e noi ci vediamo domani mattina. vediamo domani mattina. Comunque hanno fatto la domanda chi è per te Federico, che era molto. Fuoricino. Esatto. Ho provato, tipo, allora, questa cosa la dico qua davanti a tutti quanti. Ho provato a rispondere a quel po al post in qualche maniera sdolcinata, ma non tipo 2 per 2 ore. Poi non ci sono riuscito e quindi ti ho scritto tipo ti voglio un mondo di bene, tutto capito? E via, ti arriverà l'ispirazione, ricambierai presto, ti arriverà l'ispirazione. Vai. Dai, dai. Va bene. Ragazzi, abbiate una buona, non lo so, un buon weekend, non so quando questo lo Sì, credo posterà. che uscirà il weekend come sempre, quindi un buon weekend. Fate i bravi, mi raccomando, e mangiate e spingete. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.